Signori, oggi è lunedì, è passato un po' di tempo dalla partita contro l'Empoli e come potete vedere alla mia destra, pagelle di Empoli-Napoli. Via con la sigla. Allora, signori, innanzitutto buon lunedì a tutti e buon inizio di settimana a tutti. Bentornati sul canale, io sono Dario detto il Darion e partiamo subito con le pagelle di Empoli-Napoli. Pagelle che vi dico subito non vedranno dei voti incredibili, ok? Perché la partita, come ho detto anche ieri nel video del post partita, non è stata per me sufficiente. Però andiamo con calma, partiamo subito con il primo voto che è quello di Caprile, che per me si prende la palma di migliore in campo, un bel 7. Allora, non ha fatto parate difficilissime, non ci sono stati miracoli del portiere, però ha fatto comunque parate che ti hanno permesso di finire il primo tempo sullo 0-0, cosa non scontata visto appunto quello che è successo nei primi 45 minuti. Fa la parata sul tiro di Esposito, fa la parata di ginocchio sul tiro di Pezzella. Voglio poi sottolineare una cosa. Vi ricordate quando contro il Como vi dissi: non so che portiere è Caprile perché finora non ha avuto possibilità di mettersi in mostra visto che gli avversari non ti davano mai in porta? Bene, ieri in parte ho avuto una risposta perché le parate le ha fatte, però la cosa importante secondo me che lo differenzia da Meret è quello che succede al 21esimo minuto. Al 21esimo, che succede al 21esimo? Un calciatore dell'Empoli fa un lancio che va a finire nella nostra metà campo con un calciatore dell'Empoli che, se non sbaglio, era seguito da Rachmani, e si vede Caprile uscire dall'area di rigore e andare a intercettare questo pallone di testa, andando anche sotto un certo punto di vista a rischiare, perché magari poteva prendere il calciatore dell'Empoli, poteva magari lisciare la palla e lasciare la porta vuota. Quindi in quell'azione io ci vedo da parte di Caprile coraggio, ci vedo il fatto di essere uno che rischia, che può fare magari un gesto inusuale da parte del portiere. Ecco, questa è la cosa che più, secondo me, differenzia Caprile da Meret. È uno che sa uscire dai pali, che non si fa problemi a uscire dai pali, è uno che rischia anche magari un qualcosa di negativo pur di andare a intercettare quel pallone, ok? Per il resto, ripeto, parate non difficilissime, però è stato sul pezzo e quindi per me il bel 7 se lo prende e per il momento è il migliore della squadra. Andiamo a Di Lorenzo, 6 e mezzo. Di Lorenzo ha sofferto parecchio Pezzella ieri e mi piacerebbe aprire una parentesi su questa cosa, cioè Politano a detta di Conte viene scelto perché sa fare la fase difensiva e perché dà equilibrio. Ieri l'Empoli ha praticamente, per il 90% delle volte, attaccato sul nostro lato destro, cioè sulla catena di Lorenzo Politano. Pezzella proprio è penetrato come lo stecchino del tonno Riomare ieri. E quindi la mia domanda è: possibile che Politano faccia una fase difensiva talmente efficace e talmente importante da relegare in panchina Neres? Io, questa è la domanda che mi faccio. Per me Politano non è il brocco che tanti dipingono sui social. È un giocatore utile, però allo stesso tempo dico, c'è un David Neres che è entrato nell'ultimo quarto d'ora, ha quasi creato il panico, ok? Chiusa parentesi. Di Lorenzo comunque tiene abbastanza bene Pezzella, delle volte non è riuscito, diciamo, a contrastarlo, però nel complesso ha chiuso molto bene su Pezzella, ha chiuso bene sui suoi cross, intercettandoli. E poi Di Lorenzo entra, diciamo, nell'azione che porterà poi al rigore, crede su quel pallone vagante e poi dopo ci sarà anche il rigore. Quindi bene in difesa ed entra nell'unica vera e propria, diciamo, azione che c'è stata del Napoli nella metà campo avversaria, che ha portato poi al rigore. Quindi 6 e mezzo. Rachmani 6. Rachmani non è stato secondo me il migliore della difesa, anzi possiamo definirlo quasi il peggiore. No, il peggiore no, perché scherzo, non è il peggiore. Però il primo tempo di Rachmani non è stato secondo me all'altezza. I voti, ragazzi, per forza di cose sono un mix tra il primo e il secondo tempo, e io sinceramente dopo la partita di ieri comincio a farmi questa domanda, cioè perché vediamo
dei Napoli diversi nell'arco di 45 minuti? Cioè, perché il Napoli nel primo tempo è una cosa e nel secondo tempo poi un'altra? È già la terza volta che succede, perché contro il Monza e il Como stessa cosa, il primo tempo una cosa, nel secondo tutta un'altra roba, ed è successo pure ieri. E siamo alla terza partita, quindi mi comincio a chiedere perché, non lo so. Comunque, Rachmani nel primo tempo è stato difensore che ha fatto più sbavature, ha rischiato anche di fare un rigore nel primo tempo, perché c'è quell'azione dove mette due mani sulla schiena di Fazzini e ha rischiato di fare rigore. Ricordo poi un'occasione dove lui va a colpire il pallone di testa regalando il pallone a un giocatore dell'Empoli, quindi regala un contropiede nella nostra metà campo. Il primo tempo sarebbe da 5-5 e mezzo, poi nel secondo tempo, come tanti altri, diciamo, è migliorato e quindi voto finale gli do il 6. Buongiorno, buongiorno 7, e condivide la palma di migliore in campo con Caprile. Per me, ragazzi, Caprile e Buongiorno sono i due migliori della partita di ieri. Ragazzi, Buongiorno, cosa devo dire ancora? Cioè, si conferma ogni partita che passa quel difensore. Cioè, è lui l'erede di Kim. Tra l'altro, Buongiorno ieri è stato l'unico che nel primo tempo ha provato a impensierire il portiere dell'Empoli su quel calcio d'angolo dove poi c'è stato il salvataggio di Ismaili. Poi nel secondo tempo mi piace sottolineare quando nel finale va a dire bravo a Olivera. Ieri Buongiorno si conferma un top player. Ecco, un top player su cui il Napoli deve costruirci il futuro. Arriviamo al primo dei peggiori, Spinazzola 5. Io comincio a pensare che Spinazzola sia stato un flop a livello di acquisto. Gioca praticamente 57 minuti. Metterlo terzino in una difesa a 4, secondo me, è peggio rispetto al metterlo esterno in una difesa a 3. Lo sappiamo, Spinazzola l'ha detto lui stesso, il suo punto debole è la fase difensiva. E infatti ieri si è un po' visto, per esempio, sul tiro di Esposito, dove c'è stata la prima parata di Caprile. C'è questo cross con una parabola molto arcuata, ma un cross molto lento, perché il pallone ha viaggiato molto lentamente per Esposito. E Spinazzola, secondo me, aveva tutto il tempo per allargarsi, perché lui stava giocando stretto in quel momento. Aveva tutto il tempo per allargarsi e andare a contrastare in maniera più efficace Esposito, e invece non l'ha fatto. PS: Spinazzola lascia anche crossare Jasi nell'occasione che poi porterà Caprile a fare la parata di ginocchio su Pezzella. Ricordo veramente col contagocce le volte in cui si è sovrapposto sulla fascia dando una mano a Kvara. Quindi, per me, ragazzi, la partita di Spinazzola ieri è ampiamente insufficiente. E comincio a farmi una domanda pure qui, cioè Spinazzola comunque delle partite le ha fatte, ma ho come l'impressione che andando più avanti lui peggiori. Cioè, io mi ricordo durante i ritiri estivi che dissi che Spinazzola sembrava quello più in palla fisicamente, e l'avevo considerato uno dei migliori di ritiro estivo, ma quello Spinazzola è sparito in un attimo. Cioè, io vedo un giocatore che fa veramente fatica, si sta rivelando comunque un flop. E la cosa da dire è che tu comunque gli hai fatto un biennale dandogli anche dei bei soldi, perché mi pare che lui prende 1,8 milioni, prende all'incirca l'ingaggio di Mario Rui. E io mi faccio la domanda: ma a gennaio lì serve qualche innesto? Perché sinceramente, se dobbiamo andare avanti con Olivera e Spinazzola, non lo so. Ecco, quindi io comincio a farmi delle domande anche su Spinazzola. Gilmour 6. Allora, il primo tempo di Gilmour era da 5, perché anche lui lo vedevo un po' spaesato, ha fatto tanti falli, ha rischiato più volte, secondo me, il giallo. Però poi nel secondo tempo ha trovato un po' la quadratura del cerchio, come piace dire a tanti, e ha rimesso in sesto un po' la sua partita. Io sono convinto che Gilmour è un giocatore di livello, però è anche vero che è stata la sua prima partita. No, è stata la seconda, perché ha giocato col Palermo. Non esageriamo troppo. Primo tempo così e così, nel secondo è salito, quindi 6. E stessa cosa spiccicata ad Anghissà. Primo tempo così e così. Anghissà nel primo tempo stava molto centrale e insieme a Gilmour veniva ingabbiato in questa, diciamo, marcatura quadrupla dell'Empoli, perché l'Empoli nel primo tempo ha fatto molta densità al centro e ci lasciava le fasce. E si vede spesso nel primo tempo
si vedono spesso questi quattro calciatori dell'Empoli che appunto ingabbiano Anghissà e Gilmour e quindi impedivano praticamente al Napoli di costruire per vie centrali. Nel secondo tempo Anghissà l'ho visto molto più mobile, l'ho visto anche fare dei movimenti senza palla in avanti, infatti nei primi minuti del secondo tempo Anghissà si è visto molto anche a ridosso dell'area di rigore avversaria. Anche qui, primo tempo così e così, infatti poi nel primo tempo si sentiva anche Conte che diceva ma perché stai lì? A dire proprio perché tu stai centralmente, non stai invece sul centro-destra dove dovresti stare? Ah, poi nel secondo tempo poi Anghissà ha vinto anche dei duelli, è riuscito a recuperare dei palloni, cosa che nel primo tempo non era riuscito a fare. Quindi, voto finale, 6. McTominay, ragazzi, McTominay 5,5. Io a un certo punto mi sono chiesto, ma sta giocando McTominay, è stato sostituito? Cioè, da quel poco che si è visto finora, sembra un calciatore che non è mai nel vivo del gioco, ma ad un tratto così all'improvviso esce fuori e ti fa il tiro. Cioè, è un calciatore che sparisce certe volte. Ieri io mi sono ricordato che c'era McTominay solo quando ha fatto quel tiro che ha sfiorato la traversa sul secondo tempo. Vi giuro, io durante la partita ho chiesto pure a mio padre, ma McTominay sta giocando? Perché non si vedeva. Offensivamente parlando, ragazzi, tolto quel tiro sopra la traversa, McTominay non si è mai visto. E poi a livello difensivo comunque anche lui, sto vedendo un po' i dati, 6 contrasti vinti su 12. Quindi 5,5. Poi Politano 5,5. Allora, io su Politano adesso voglio aprire una bella parentesi. Vediamo un po' le posizioni medie. Queste, ragazzi, sono le posizioni medie nel primo tempo. Come potete ben vedere, Politano praticamente fa l'esterno di centrocampo a tutti gli effetti. Cioè, lui si trova a tutti gli effetti sulla linea dei centrocampisti. È come se fosse una sorta di 4-4-2. 4-4-2 che poi diventa in fase difensiva un 4-5-1/5-4-1. Quindi Politano, a seconda delle situazioni, o fa l'esterno destro di centrocampo o fa il terzino nella difesa a 5. Io ho come la sensazione che con Conte sia in atto un cambio di ruolo per Politano. Cioè, io sto vedendo un Politano che sta sempre di più abbassando il suo raggio d'azione. Cioè, non sta facendo più l'esterno d'attacco nell'attacco a 3, ma sta diventando a tutti gli effetti un centrocampista, un esterno da centrocampo. Mi ricorda molto l'evoluzione che ebbe Calleon. Vi ricordate con Ancelotti? Calleon è diventato un esterno di centrocampo e negli ultimissimi mesi addirittura fece anche il terzino. Sto vedendo la stessa cosa in Politano. E questa cosa inevitabilmente, ragazzi, va a inficiare la fase offensiva. Perché se Politano sta dietro a fare l'esterno barra terzino, quando poi si deve attaccare, lì è come se ci fosse una sorta di vuoto. E se noi andiamo a vedere anche le heatmap, cioè, ragazzi, Di Lorenzo giocava più avanti rispetto a Politano. Cioè, guardate le zone rosse. Di Lorenzo stava più avanti. Secondo me questo arretramento di Politano non è una cosa positiva. Vai a guadagnarne in fase difensiva, però ne vai a peggiorare in attacco. Ok, la difesa è impenetrabile, solidità difensiva, tutto quello che vuoi. Però il Napoli nelle ultime partite mi dà l'impressione di migliorare sempre di più in difesa, ma in contemporanea peggiorare in attacco. Stiamo diventando, offensivamente parlando, secondo me, sempre meno, come posso dire, aggressivi, tra virgolette. Cioè, il Napoli di Conte, quando giocava a 3, creava molte più occasioni in attacco. Da quando siamo passati alla difesa a 4, io sto vedendo davanti una carenza proprio di pericolosità. Ve lo ripeto ancora una volta. Tolto il rigore, Vasquez non ha fatto niente. Io non sto contestando la filosofia di Conte, perché io quando è arrivato Conte sapevo sin dal primo momento che non avrei visto il calcio champagne di Spalletti e Sarri, perché so benissimo che non è la sua filosofia. Mi aspettavo anche di soffrire contro l'Empoli, però sinceramente, ragazzi, io non posso accettare che tu i 90 minuti contro l'Empoli non fai un tiro in porta pericoloso. Anzi, ne hai fatto uno, quello di Buongiorno sul calcio d'angolo, è stato l'unico forse pericolo per Vasquez. Tolto quello, tu non hai fatto niente. È questo che critico. Cioè, io sto vedendo un Napoli che difensivamente è un muro e su questo nessuno c'ha dubbi, però in contemporanea sto vedendo una pochezza offensiva che alla lunga può diventare un problema. Non è sempre domenica, non è che mo le vinci tutte così. Ieri ti è andata bene,
Ma quel rigore che hanno fischiato potevano anche non fischiartelo. Se fosse finita 0-0 cosa si sarebbe detto? Perché ieri tanti 1-0, tutti contenti, tutti felici, l'esaltazione, la decantazione del Napoli di Conte. Se fosse finita 0-0 e quando Conte mi dice abbiamo vinto 1-0, il resto è aria fritta. Assolutamente no, non sono per niente d'accordo, non è aria fritta. Perché tu ieri hai giocato di schifo. Offensivamente parlando non hai fatto niente. Tu hai vinto perché ti è andata di culo col rigore, ma tu quella partita non la vincevi. E cosa si sarebbe detto se, non, se fosse finita 0-0? Quindi per me questa è quella classica vittoria che nasconde la polvere sotto il tappeto. Alla lunga, secondo me, tu non vinci. Ma io sono convinto che il Napoli non vincerà lo scudetto. Perché non siamo pronti, secondo me, per vincere lo scudetto. Il quarto posto tu lo prendi. Ma se vogliamo veramente pensare allo scudetto, ragazzi, allora le partite di ieri non devono succedere. Non dobbiamo essere risultatisti. Esiste lo 0-1 dove fai 0 tiri in porta e ti va di culo col rigore, ma esiste anche lo 0-1 dove il migliore dei loro è il portiere. Ok? Io questo sto cercando di far capire, perché ieri qualcuno non ha capito il video che ho fatto. Io non sto contestando la filosofia di Conte, perché so benissimo qual è la filosofia di Conte. Io sto contestando il fatto che stiamo diventando offensivamente sempre meno aggressivi. Io ricordo a inizio stagione che i portieri avversari erano quasi sempre i migliori in campo. Ultimamente i portieri avversari non stanno ricevendo, secondo me, quello che dovrebbero ricevere, perché noi comunque non è che noi stiamo giocando con l'attacco del Cerignola. Cioè, tu comunque ce l'hai la qualità davanti, c'hai Kvara, c'hai Politano, c'hai McTominay, e si fa tutto quel poco con questo materiale che hai a disposizione. Non mi venite a dire che noi stiamo offensivamente facendo quello che meritiamo, quello che siamo effettivamente, perché noi abbiamo un attacco forte. Non sarà il più forte della terra, ma è un attacco forte con dei valori. Ma io questi valori in campo non li sto vedendo ultimamente. Cioè, tu contro il Monza, contro il Como e contro l'Empoli, secondo me hai fatto meno di quello che potevi fare. Comunque, tornando alla pagella di Politano, gli do il 5,5 perché si procura il rigore. E parentesi sul rigore, a me fanno ridere veramente tutti questi pagliacci che rompono le palle al Napoli quando i rigori sono netti. Quando succede a favore tutti zitti, quando succede agli altri partono le inchieste parlamentari. Ragazzi, il rigore dato a Politano ieri è netto, e attenzione perché qui purtroppo Dazon ha fatto cattiva comunicazione. Non è stato dato il rigore per step on foot, perché non c'è lo step on foot. Il rigore è stato dato perché c'è un contatto ginocchio contro gamba. C'è il ginocchio di Angiolin che va a impattare sulla gamba di Politano. E chi ha giocato a calcio sa benissimo che a quelle velocità, a quei ritmi, basta sfiorarti e tu fai perdere l'equilibrio all'avversario. Il contatto c'è, ma non è step on foot. Non c'è stato un pestone, come hanno detto a Dazon. C'è stato il contatto ginocchio-gamba che ha fatto cadere a terra Politano e lo ha impedito comunque di giocare quella palla. Quindi il rigore è netto, e non mi fate ridere, per favore non mi fate ridere voi pagliacci che sui social mi mettete a fare le inchieste parlamentari su Politano. Poi ho letto gente: Politano si tocca il piede quando in realtà era stato preso sul ginocchio. Questa ipocrisia sui calciatori che si buttano a terra e fanno finta di essere presi in posti dove in realtà non è vero. Quando succede alla tua squadra, perché stai zitto? Fate meno i pagliacci e fate meno gli ipocriti. Grazie. Andiamo avanti. Kvara 6 che arriva esclusivamente perché è stato segnato il rigore, ma altrimenti Kvara avrebbe preso un 5,5 anche lui, un 5. Perché ragazzi, ripeto, offensivamente parlando non hai fatto niente, e quindi io non posso dare un voto positivo ai giocatori offensivi. Kvara tra l'altro ha l'aggravante di non aver ricevuto così tanti palloni, e quelle poche volte che riceveva palla era costantemente raddoppiato e non c'era mai l'aiuto dei compagni. Vi ricordate quando dicemmo tempo fa Kvara perché l'anno dello scudetto era così performante, così efficace? Sicuramente c'era la variabile calciatore nuovo che arriva dall'estero, quindi non tutti lo conoscevano, quello sicuramente. Però c'era un aiuto della squadra
che oggi non c'è. C'era il terzino che si sovrapponeva sulla fascia, c'era la mezzala che si sovrapponeva internamente, c'era l'altra mezzala che veniva a rafforzare il lato forte e quindi veniva a creare densità vicino a Kvara. C'erano vari compagni che facendo i loro movimenti senza palla mettevano in pensiero i difensori avversari e quindi liberavano Kvara da vari problemi. Questo oggi non sta succedendo. La sovrapposizione di Spinazzola non c'è stata, o se c'è stata, è stata forse una. La sovrapposizione interna di McTominay io non l'ho vista. Anguissa che arriva sul lato di Kvara per fare densità, non l'ho vista. Cioè, Kvara è stato lasciato solo costantemente contro due giocatori dell'Empoli che lo raddoppiavano. Ed è normale che in questo modo Kvara è inefficace. E Kvara non salta l'uomo. È grazie al ciuffolo che non salta l'uomo. Se ogni volta lo lasciano raddoppiato o triplicato, è normale. Manco Messi. Oddio, forse Messi no. Tantissimi andrebbero in difficoltà se lasci il calciatore 1 contro 2, 1 contro 3. È normale. Deve essere supportato dalla squadra. E Kvara non lo è. Io fino a un certo punto posso prendermela con lui, però tira il rigore, un rigore centrale, però dove lui fino all'ultimo secondo cerca di capire la direzione del portiere e poi all'ultimo va a calciare. Glielo do il voto positivo, però ripeto, sarebbe stato un 5-5 e mezzo senza il rigore. Poi ragazzi, il secondo peggiore in campo inevitabilmente è Lukaku. Lukaku e Spinazzola per me sono stati i peggiori in campo ieri. Ragazzi, Lukaku non ha letteralmente pulito una palla. Il duello con Ismaili lo ha abbondantemente straperso. Non riusciva mai a tenere una palla e a ripulirla per i compagni. Delle volte è stato anche servito male. Ecco, io una cosa non capisco, no? Il Napoli ieri ha sviluppato in due modi. O il portiere faceva il rinvio direttamente su Lukaku, oppure c'era questo lancio lungo in profondità per Lukaku. Ma a che serve lanciare in profondità Lukaku? Lukaku non è Osimhen. Lukaku non c'ha la freschezza, la progressione di Osimhen. Cioè, le palle lanciate in profondità ieri, se ci fosse stato Osimhen, sarebbero state molto più pericolose. Ma tu c'hai Lukaku. Cioè, che senso c'ha mandare in profondità un giocatore che c'ha mezzo metro di distanza dal suo avversario? Posso capirlo se sta giocando sul filo del fuorigioco, quindi si trova in linea col difensore. Lukaku non c'ha la progressione di Osimhen. Lukaku non c'ha la velocità e l'accelerazione di Osimhen. Non devi servirlo in questo modo, secondo me. Se vuoi servirlo in profondità, lo devi fare quando lui si trova sul filo del fuorigioco, secondo me, come è successo col Palermo. Il gol di, mi pare, McTominay Napoli-Palermo arriva da un lancio lungo per Lukaku, ma Lukaku stava in linea con i difensori sul filo del fuorigioco. Ok? Quindi è anche vero che è stato servito male ieri. Quando però la palla gli è arrivata, lui non ne ha sfruttata mezza. Conte ha fatto benissimo, secondo me, al 57esimo a toglierlo. E mi piace che Conte lo abbia tolto perché vuol dire che lui non ritiene Lukaku imprescindibile. Il cambio per me è stato molto positivo e mi ha fatto capire una cosa importante su Conte, cioè che lui non guarda in faccia nessuno, se giochi male ti toglie. Allora, passiamo adesso ai subentrati e io do il voto soltanto a Simeone Olivera perché sinceramente, vabbè, Mazzocchi è entrato all'85esimo, ho visto ha toccato un solo pallone, quindi non posso giudicarlo. Però una piccola parentesi, ragazzi, Mazzocchi è il sostituto di Politano. Le partite questo ci stanno dicendo. Mazzocchi è il vice Politano e David Neres è il vice Kvaratskhelia. A oggi le gerarchie queste sono. A me fa specie, perché per me David Neres dovrebbe giocare titolare. Però a oggi le gerarchie sono queste. Quindi, chiusa parentesi. Simeone 6. Simeone è entrato benissimo. A suo modo, comunque, entra anche nell'azione che porterà a rigore su Politano. Però, in generale, tanto pressing, tanto movimento. Simeone, in certi frangenti, per esempio, riusciva a dare la profondità che Lukaku non riusciva a dare. In certi frangenti, si vede Simeone fare questo movimento senza palla alle spalle dei difensori avversari. Quindi, per me, è entrato benissimo e ha sfruttato questa mezz'ora molto molto bene e quindi il 6 io lo voglio dare perché è entrato con un piglio giustissimo e ha secondo me cambiato sotto un certo aspetto la partita a favore del Napoli. Poi ragazzi Olivera 6, Olivera pure è entrato bene, diciamo che Conte coi cambi ha un po' sistemato la situazione, è entrato molto bene e ha dato un apporto in difesa
Molto molto importante. Ragazzi, oggi Olivera è il titolare sulla fascia sinistra e su questo penso che siamo tutti d'accordo. Può essere il titolare in un Napoli che vorrei io? No, perché secondo me Olivera qualitativamente parlando non è sto granché, però diciamo come riserva, come alternativa al titolare ci può stare, però secondo me lì andrebbe fatto qualcosa sul mercato, specialmente con uno Spinazzola che non sta dando niente. Poi ripeto, Neres senza voto, perché comunque ha giocato un quarto d'ora, sì, però in questo quarto d'ora voglio ricordare che c'è stata questa sgasata che ha bruciato sul tempo il difensore avversario, c'è stata quell'azione dove fa proprio la giocata dal brasiliano vero, cioè dribbla di qua, dribbla di là, entra dentro l'area. Io penso che oggi Neres per Conte è lo spacca partite, lo mette nel finale con i difensori stanchi, sa che lui è fresco e quindi dal punto di vista della velocità può essere un problema serio, quindi io penso che oggi Neres sia questo. E chiudiamo con Conte, che si prende 6. Si prende 6, ragazzi, perché ripeto, per me la partita non è stata per niente sufficiente e offensivamente parlando non si è visto niente. Poi io lo ripeto, ragazzi, a me il nome non frega niente. Sulla panchina del Napoli può starci pure Guardiola, ma se io sul campo vedo cose che non mi piacciono, io lo dico a prescindere dal nome che siede sulla panchina del Napoli, ok? Lo feci al tempo con Ancelotti, lo faccio oggi con Conte. Non c'ero su YouTube ai tempi con Ancelotti, ma fidatevi che io Ancelotti l'ho criticato. Ma non perché voglio criticare, ma perché io vedo cose che a me fanno pensare a una critica. Una cosa però che voglio sottolineare in positivo è che Conte nella conferenza stampa ha detto che non era contento del primo tempo, che non è stato fatto a detta sua quello che lui aveva preparato in settimana. Questa cosa mi fa pensare appunto che lui non l'aveva preparata così, però mi ripeto la domanda che ho fatto inizio video: perché il Napoli nel primo tempo una cosa e nel secondo tempo un'altra? Vogliamo dire che c'è stata la pausa nazionale e quindi i giocatori sono tornati stanchi? Va bene, voglio sperare che sia stata la pausa nazionale, ma se dovesse ripetersi, quindi questa domanda per il momento la mettiamo nel cassetto, però sta lì. Tolto questo, coi cambi comunque ha migliorato la partita, però io più del 6 non glielo voglio dare, perché quello che ho visto ieri sinceramente, ripeto, prestazione altamente insufficiente. E basta, non ho nient'altro da dire. Quindi ragazzi, queste sono state le mie pagelle di Empoli-Napoli. Ditemi le vostre nei commenti, mi raccomando, che le leggo con molto piacere. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo ragazzi, io vi saluto, buon lunedì a tutti quanti, buon inizio di settimana a tutti. Ora la prossima partita è contro il Lecce, che ha perso 6-0 contro la Fiorentina, si sta parlando anche di esonero per Gotti. Queste cose sempre quando arriviamo noi, questa è bellissima questa cosa. Ci sarà tempo per parlare della partita contro il Lecce. Ciao ragazzi, e sempre e comunque, forza Napoli!